Gesù, fonte d'ogni gioia in me. E allora è un momento emozionante. E io voglio subito dire che siamo qui a ringraziare il Signore per il dono fatto alla sua Chiesa del pastore Daniele Meluso. Il nostro grazie va a Dio oggi per il compimento dei suoi 90 anni. Gli diciamo con amore cristiano e profonda stima, buon compleanno pastore dalla Chiesa tutta. Il culto era finito, l'abbiamo chiuso, questo non è un culto. Se volete che piango, allora... No, non vogliamo che piangi, vogliamo che sorridi come sei. Un po' di ricordi. Il pastore Daniele è nato il 27 aprile 34. All'età di 17 anni si convertì, ricevendo nel maggio del 1951, qualche anno fa, il battesimo nello Spirito Santo, un anno benedetto, un periodo in cui le visite erano frequenti da oltreoceano, ma il nostro pastore ha ricevuto il battesimo nello Spirito Santo in una casa famosa per la nostra Chiesa, quella di un altro servo del Signore, Aurelio Pagano. Io ho partecipato poco prima dell'inizio culto che papà fu toccato dal Signore, mio papà, proprio in quella casa dove la sorella Giannina, come la chiamavano, in preghiera recitò a memoria Isaia 53, tutto d'un fiato. E quella fu la predicazione non fatta, perché fu solo una citazione a memoria, che colpì il suo cuore. Il nostro pastore poi, dopo solo 2 mesi, fu battezzato in acqua il 10 giugno 1951. E desidero dirvi che dopo alcuni anni di lavoro nel Consiglio di Chiesa fu incaricato di stabilire una missione a Napoli fuori grotta. Non tutti lo sanno, ma la nostra città ha molti luoghi di culto delle nostre chiese assemblee di Dio in Italia, intorno ai 30. Tutto nacque per la visione e l'inizio e il principio del nostro primo pastore Salvatore Anastasio, nonché primo convertito. E a catena dalla nostra chiesa sono poi usciti tanti ministeri e la comunità negli anni è cresciuta ancora. E voglio dirvi che l'attuale luogo di culto fu dedicato al Signore il 25 maggio del 1993. Fratello Daniele Meluso è stato il promotore di Radio Evangelo, che vide la luce nel 1977 e che iniziò proprio presso di lui, insieme a un comitato di più regioni, perché eravamo insieme all'Italia centrale nel farlo. Si adoperò per la costruzione del centro comunitario evangelico di Roccamonfina, oggi usato solo dalla zona Campania e Molise, perché man mano che le chiese crescevano i giovani aumentavano ed è stato necessario anche per loro, Italia Centrale, avere il loro campeggio. Per 26 anni è stato ininterrottamente membro del Consiglio Generale delle Chiese, nostro organo esecutivo, ricoprendone anche l'incarico di vicepresidente,
che so molto bene, molti di voi non sapete, perché chi è perseverante ha anche un'altra caratteristica, di non mettersi troppo in mostra. E lui è stato così. Nel 2010, a 76 anni, rassegnò le dimissioni come pastore della comunità di Napoli, questa comunità, dopo averla pasturata per circa 33 anni. Dal 15 marzo 2010 gli è successo Davide Diorio, uno dei 37 pastori frutto della nostra Chiesa di Napoli. Dio ha donato a questa nostra Chiesa la benedizione di produrre tanti ministeri e noi gli diamo tutta la gloria. Attualmente il nostro fratello, e mi avvio a conclusione, è il pastore onorario della nostra Chiesa, amato da tutti noi. Nel corso degli anni ha superato delle dure prove, ma sempre superate con la perseveranza nella fede. La moglie, sorella Anna, gli è stata al fianco, dimostrando altrettanta perseveranza e fede, nonostante alcune difficili prove della vita. Dio è stato con loro, noi rendiamo grazie a Dio per avercelo donato. Dio ti benedica, fratello Daniele. È un momento di gioia per la nostra Chiesa, perché siamo onorati di come il Signore ha preservato fin oggi il nostro pastore onorario. Lui ha sempre parlato dietro ad un pulpito. Vi assicuro che è forte la sua emozione di trovarsi qui, non è abituato a queste cose, perché per un'intera vita ha parlato per predicare il Vangelo. Qualche volta l'ho convinto a fare qualche intervista, ma vi assicuro, e lo dico, penso di aver intervistato un po' di persone, ma anche per me l'onore è grande, perché grande è la stima, oltre che l'affetto, che nutro per il pastore Daniele, ma anche per me, zio Daniele, per molti che vedo qui oggi. Quindi siamo tutti un po' emozionati, mettiamola così. E abbiamo provato a preparare qualcosa, ma la verità è che ci sentiremo in famiglia e condivideremo qualcosa che speriamo sia di benedizione, soprattutto dalla sala, non lo vedete, ma ci sono anche molti giovani, giovanissimi, bambini, adolescenti che possono ascoltare le meraviglie che Dio ha compiuto in 90 anni di vita. Ora però voglio dirvi che, per quanto abbiamo potuto, insieme al pastore Davide, al fratello Fabio, ai figli di zio Daniele, ma non siamo stati noi a convincerlo a fare questo, ma è stato un messaggio, possiamo così dire, da parte di Dio. Vero zio Daniele? Che il Salmo 71, il verso 8, pregherei di proiettarlo. Questo verso rappresenta quello che zio Daniele, pastore Daniele, stamattina ha nel cuore. Lo leggo? E ora che sono giunto alla vecchiaia e alle canizie, o Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Amen. Fratelli, sorelle, Chiesa di Napoli, Dio ha compiuto grandi cose nella vita del pastore Daniele. Vi ricordate il 90esimo? Pastore Daniele era qui, intervenne e disse: io sono il primo nato in una famiglia pentecostale, Vico Monte Silvano numero 29. Io ci sono andato con lui, ho visto il palazzo dove è nato. E perché sei il primo nato in una famiglia pentecostale? Spiegaci.
Vai, vai, parla, parla. Come sono nato? Perché quando è arrivato a Napoli la testimonianza pentecostale, mio zio, fratello di mia madre, che è stato il primo pastore, come già è stato citato, il fratello Anastasio Salvatore, ma mia madre, che era la sorella di Anastasio Salvatore, si è una delle prime convertite a Napoli insieme con papà. E allora il primo figlio che ha avuto dopo che si è convertito sono nato io. Io mi chiamo Daniele proprio perché sono nato in una famiglia pentecostale o cristiana pentecostale. E allora mi è capitato un giorno che in una farmacia una dottoressa mi disse: scusate, ma come fate a chiamarvi Daniele? Perché sulla ricetta vedeva l'età che ci aveva. Perché questo nome Daniele si è diffuso negli ultimi anni, ma quando sono nato io Daniele era un nome, io sono nato nel rione Sanità, il mio nome doveva essere tutto un altro, ma grazie a Dio che è Daniele. Infatti dovete sapere che ma andiamo al sodo che sennò li tratteniamo dopo. Infatti il primo sempre ho sentito parlare del Signore, ma posso dire pure che la Chiesa è stata sempre in casa mia, perché mia madre ha aperto sempre la sua casa ai fratelli e la Chiesa, diciamo che è nata poi in casa mia. Però proprio dopo la persecuzione, mano a mano che ci chiudevano i locali per persecuzione, mio padre affittò una grossa casa, diciamo casa, era un vecchio monastero dove c'erano 14 stanze e un corridoio lungo 54 metri dove c'era la chiesa, nel corridoio c'era la chiesa e nelle stanze c'era il lavoro, gli operai che lavoravano. E lì il Signore si è manifestato particolarmente perché finita un po' la persecuzione il Signore ha salvato tante persone nella mia casa, posso dire, perché io dormivo, dicevo, io non andavo in chiesa, ho detto a qualcuno scherzando, perché io stavo sempre in chiesa, che tutte le mattine passavo per il corridoio. Va bene. C'erano gli operai che lavoravano e poi la sera si facevano i culti e si convertivano. Dove? 18 anni per la verità. Dove? A Portici, nella piazza San Ciro a Portici, dove la chiesa di Napoli stava iniziando una delle tante chiese che, della provincia di Napoli che la chiesa di Napoli ha curato. E lì quella sera c'era un fratello calabrese, Giuseppe, che era un consigliere di chiesa e mi ha invitato a predicare. E ho incominciato a predicare. Io ho predicato fino a qualche anno fa, un anno. Non si è mai fermato. Non sono mai Questo fermato. È un momento prezioso perché lui ha parlato poco fuori dal pulpito, non dico mai, ma pochissimo. E questo è stato un momento ed è un momento importante perché vogliamo che la Chiesa sia consapevole di tutto quello che è stato, dei sacrifici che ci sono stati per arrivare fin qui. Dovete sapere che noi in famiglia diamo un appellativo al nostro zio Daniele, perché lui è un ingegnere mancato. Sì, perché penso, mi ricordo sempre che sto in chiesa. Ascoltiamo.
Allora, almeno quattro momenti della mia vita che sì. voglio dirli Vai. Stasera. Vai. Allora, il primo è quello che a Napoli, un giorno nel 1964, sì, se non sbaglio. Sì. Scusate perché io le date ne posso sbagliare pure, perché non ho scritto niente. Sto cercando di... 64, sì. Far funzionare ancora la mente. Allora... venne da Napoli il presidente del Consiglio Generale d'Italia, il generale consiglio, il delle Assemblee di Dio, Gorietti. Gorietti Umberto, insieme con un fratello italo-americano che venne a Napoli e mi chiamarono e mi dissero: fratello, senti, tu devi organizzare questa campagna evangelistica per il fratello Herman che verrà. E il Signore mi ha aiutato perché abbiamo organizzato io e tutti che hanno collaborato con me, abbiamo organizzato qualcosa veramente bello. Però fermati cosa... un secondo, prima sì. che passiamo all'altra cosa. Fratelli, 1964, ci sono poche chiese nella nostra città. Vi ha detto che Gorietti e il fratello Perna si chiamava, vennero da lui, giovane aiutante, consigliere della Chiesa, e dicono: bisogna organizzare una grande campagna evangelistica. I fratelli più anziani lo ricorderanno. Quelle campagne, quella settimana cambiò la storia pentecostale nella nostra città, perché si convertirono tante persone. Però dovete sapere che zio Daniele è stato anche un ottimo organizzatore, perché intuì che bisognava anche coinvolgere la stampa. Preparò, lui, sapete, di famiglia sono artigiani di scarpe, fece preparare delle cartelline in pelle, le consegnò a tutte le redazioni della città, e noi abbiamo nell'archivio della chiesa tutti i giornali della città parlarono del messaggio di Cristo predicato da Harold Herman, e ci furono centinaia di conversioni, e fu un momento che sancì una crescita della nostra chiesa e delle chiese pentecostali. E voi sapete che nella vita poi del nostro pastore onorario l'aspetto di organizzare eventi e campagne evangelistiche, a lui non piace la parola eventi, campagne evangelistiche, culti, è stata una costante che ha consentito alla nostra chiesa e al nostro movimento di crescere. Tutti i giorni stavamo sul giornale con l'avviso che si facevano queste riunioni nel Politeama. Allora non abbiamo pagato nemmeno un soldo alla stampa, abbiamo soltanto parlato con i giornalisti e ci hanno aiutato, che tutti i giorni sul giornale, in prima pagina pure, c'era questo avviso, e abbiamo riempito il Politeama per 2 settimane. Allora, perché stiamo dicendo questo? Stiamo dicendo perché il Signore opera e opera meravigliosamente. Amen. Al di sopra di ogni aspettativa. Amen. Amen. Gloria a Dio. Allora, questo è chiuso. Aspetta, ci siamo fermati al 64. Poi passiamo a presto. 77, cosa vedi tu che si può fare in questa città? 77, che cosa posso fare? Mettere la radio... risveglio, no? Nel 1977, e questa radio ancora oggi funziona molto meglio degli anni passati, perché ci c'erano delle difficoltà, ma adesso che mi sembra che siamo legati con sopra, come sì. si chiamano? Internet. Vabbè, ah. Si sente, non si sentiva bene per la città. E arrivava un fratello, arrivava una sorella: fratello, ma io non la sento la radio, io non la sento la radio, ma che ci posso fare io? Abbiamo cercato di fare tutto quello che si poteva fare, però oggi invece si sente dappertutto. Poi ci sono stato, è sviluppata sta radio, siamo riuniti e collegati in Italia, ma io ho sentito di fare questo lavoro. Fratello, sorella, a Napoli di radio allora non so se ce ne stavano 2, 3, 4, ma pochissime, e il Signore mi ha dato il coraggio di mettere la radio, e la radio Amen. È stata una cosa buona, perché quante persone l'hanno seguita e sentita, ascoltata, anzi si rammaricavano quando non riuscivano a sentirla, ma io non ci potevo fare niente.
l'unica cosa che ho potuto fare, ho avuto il coraggio che viene soltanto da parte del Signore di mettere sta radio, che ha funzionato. Se non funzionava, allora significava che non avevamo fatto nella volontà del Signore. Oh no. Ed è stato anche quello un grande strumento di evangelizzazione. Il pastore Davide lo ha ricordato, 77 è l'anno in cui viene nominato, eletto pastore di questa chiesa. Anni 80, tu un giorno ti trovi nella tua macchina, dove? Spiega un po' questa storia. Ma pensate che è stata fatta una riunione con pastori ultimamente, quanti giorni fa? Qualche mese fa, alcuni mesi fa, di 40 anni del Rocca Monfina. Io vorrei perdere un momentino di tempo su questo, perché c'è stata una cosa che il Signore proprio ci ha manifestato, che la sua volontà era Rocca Monfina. Perché io andavo a vendere le scarpe a Sessa Olunco, nel paese che sta vicino a Rocca Monfina. Mi sbagliai strada e salì sopra Rocca Monfina. Quando arrivai là sopra disse: ma Sessa Olunco? No, ci manca fatto, Sessa Olunco è giù. Qui è qui dove mi trovo? Mi trovo a Rocca Monfina. Non sapevo nemmeno Rocca Monfina che esisteva. Allora che cosa ho fatto? Ho pensato subito di domandare quando era l'altitudine, che distanza sta, perché in quel tempo noi avevamo due comitati, uno a Napoli e uno a Roma, insieme per fare il primo campeggio. Allora che cosa avvenne? Avvenne che io mi domandai, questa Rocca Monfina si trova circa a metà strada tra Roma e Napoli. Questo è un posto buono per fare il campeggio. Così la mattina dopo cercai due dei fratelli del comitato che avevano un po' più disponibilità di tempo di andare a cercare questo su Rocca Monfina un terreno per fare il campeggio. Andarono e trovarono il terreno che abbiamo comprato. Ma io dissi: fratelli, allontanatevi un po', perché noi non è che abbiamo necessità di stare proprio vicino il centro di Rocca Monfina per quello che dobbiamo fare noi. E allora che cosa feci? Parlai con uno del comune di Rocca Monfina per sapere come bisognava fare. Mi presentò un geometra. E questo geometra, il primo suolo che mi portò a vedere è il suolo che abbiamo comprato. Gli disse: geometra, noi questo qui non lo possiamo comprare perché questo costa troppo. Ma poi vi piace? Sì che mi piace. E così lui ci fece comprare questo suolo, 20.000 metri di terreno, per 50 milioni di allora, che era una cifra molto, molto bassa. Ma non era possibile costruire. Però non sappiamo perché. Perché il Signore... Non ci dobbiamo mai domandare il perché, perché il Signore conosce oggi, domani e sempre. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto subito il progetto per costruire e non arrivava la concessione per costruire. E io dissi: fratelli, non vi preoccupate, se entro dicembre noi non riceviamo la concessione, noi ce ne andiamo, lo vendiamo, perché per i soldi che abbiamo speso noi troviamo a venderla e andiamo da un'altra parte. Entro dicembre abbiamo avuto la concessione. In questo io ho visto la mano di Dio. Sì, non possiamo dire che è stata una voglia nostra di andare a Rocca Monfina, non sapevamo nemmeno dove stava Rocca Monfina. Io ho fatto una battuta, il Signore mi ha fatto sbagliare strada. No, per portarmi fino a Rocca Monfina. E così sta Rocca Monfina. Ringrazio il Signore che mi ha usato per costruire, perché io ho fatto più di qualche costruzione e ho fatto un po' di esperienza
particolare nel costruire, e il Signore mi ha usato per fare il campo estivo. E anche voi più giovani, ringraziamo il Dio perché Rocca Monfina, quest'anno andrete al campeggio, 40 anni dopo, ancora questo luogo è di benedizione. Grazie per chi ha avuto questa visione e questo coraggio. Ma a proposito di costruzioni, facciamo vedere questo video del giorno della dedicazione di questa chiesa. È un più giovane pastore, Daniele Melluso, vedete cosa ci condivide. Ma io ringrazio Dio in modo particolare che ci ha dato degli uomini che ci hanno preceduti, che senza quello che loro hanno seminato e quello che loro hanno fatto prima di noi non saremmo mai arrivati a questo punto. E posso fare almeno tre nomi: il fratello Umberto Gorietti, il fratello Anastasio Salvatore e il fratello Aurelio Pagano, che hanno tanto lavorato all'inizio di questa nascente comunità e che ci ha concesso, oggi ci ha aiutato affinché noi su quello che ci hanno costruito prima di noi potevamo arrivare dove siamo arrivati fin qui, e speriamo che il Signore continua a aiutare a quelli che possono venire dopo di noi. Ci vuoi dire qualcosa, Gio Daniele, su come siete arrivati in questa chiesa? Questa è l'ultima, potrei raccontare tante altre, ma state tranquilli perché è l'ultima cosa che vi voglio parlare. Pensi tu che è l'ultima, vai. Noi abbiamo cercato per tempo, molto tempo, un suolo, perché in Italia stavamo cominciando a comprare i cinema per farla diventare chiesa, e ce ne stanno alcuni. Ma io dicevo sempre: Signore, no, aiutaci a trovare un suolo, perché noi la chiesa la vogliamo costruire noi. E il Signore ci ha aiutato a trovare questo suolo. Questo, quando pensiamo alla posizione che si trova su un corso importante, vicino alla stazione, vicino all'aeroporto, vicino alla tangenziale, e questo è un miracolo, fratelli, sorelle, se ci credete, io è un miracolo. E il Signore ci fa comprare questo suolo. Compriamo questo suolo, qualche cifra mi posso anche sbagliare, ma mi sembra 800 milioni. E ne avevamo soltanto 500. Come facciamo? Io, il venditore, il proprietario del suolo, lo conoscevo e non lo conoscevo, la prima volta che ci incontravamo. Se io, noi non abbiamo 300.000, 500, ci mancavano 300 milioni. Chiedo scusa, abbiate pazienza, voi sono sempre un novantenne. Allora, come facciamo, come non facciamo? Io parlai col proprietario, sentite che questo è molto importante. Come vediamo questi 300 milioni? Io pensavo che dicevo: facciamo le cambiali, facciamo qua, facciamo là. Quando lui mi stende la mano, mi dà la mano e dice: quando me le puoi dare? In tre mesi. Mi diede la mano e in tre mesi gli abbiamo dato i 300 milioni. Ma quando io mi metto un po' a pensare che se il Signore non ci aiuta, una persona che non ho mai visto, non ho mai conosciuto, mi dà fiducia per 300 milioni. Non mi conosceva. Io insieme con un fratello del consiglio di chiesa, perché ho sempre portato qualche fratello con me in certe cose, e il fratello Luigi ha ragione, che se adesso sta col Signore, diceva: questo ogni mese vi porta 100 milioni, 100 milioni e 100 milioni. Così in tre mesi gli abbiamo dati 300 milioni, così abbiamo avuto i soldi per fare, per comprare il suolo. Poi c'è stato necessario fare la costruzione. Allora, in partenza, io voglio fare... Questa la mantengo così il microfono più vicino. Voglio fare una bella chiesa. E così dissi: forse è necessario prendere un architetto. Presi un architetto, e questi volevano fare certe cose tutte particolari che per la nostra chiesa non andavano bene. Così dissi: che cosa ti devo dare? Lo pagai per quello che aveva fatto,
E così chiudemmo con l'architetto. Io chiamai un mio ingegnere che conosceva e disse: ingegnere, mettiamoci assieme, vediamo un po'. Il progetto di questa chiesa non l'ha fatto un architetto, l'ha fatto l'architetto. Amen. Che ci ha aiutato, perché questa chiesa non è soltanto bella, ma questa è funzionale in tutto e tutto e per tutto. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto in economia. Sì, tutto in economia. E quando mi serviva qualcuno, no? Non so, abbiamo cercato quello che ha fatto la struttura in cemento e poi se n'è andato. E poi l'abbiamo fatto noi in economia. Allora cercavo sempre persone, tra cui andai in cerca di una persona per comprare tutte le mattonelle che stanno in questa chiesa. Vado a incontrare uno che vendeva le mattonelle, ci presentiamo, come siamo, mentre facciamo conoscenza, dice: ma voi dovete, state costruendo questa chiesa, voi sapete che io ho fatto la scuola domenicale nella chiesa di Crotone. Fratelli, io ci credo che il Signore fa queste cose. Amen. E penso che ci credete anche voi. Amen. Si fece dei prezzi particolari, con tutti gli sconti particolari, si li faceva, partivano da sopra, arrivavano fino dentro alla chiesa, senza passare per nessuna parte. E poi pagamento contanti, ma contanti come? Veniva dopo un mese, due mesi, tre mesi, quando tenevamo i soldi per darceli. Allora dico io: Signore, tu me lo fai trovare questa fatta a scuola domenicale a Crotone? Io lo trovo a Napoli. Io ci credo nel Signore. Amen. Perciò ho pensato almeno a queste quattro cose che vi ho detto, perché poi potrei dire tante altre cose, ma non, queste sono molto importanti. E vorrei parlare particolarmente ai giovani, perché il fratello ha presentato quando io mi sono convertito e cosa, ma io vorrei dire che io ho fatto soltanto la quinta elementare e in un certo tempo mi sono presa la terza media e non mi vergogno assolutamente, no? Ma questo perché lo metti in evidenza? Il Signore può fare miracoli nella nostra vita. Io non sono diventato ingegnere per poco, ma ho fatto tante di quelle esperienze che mi sono urtato una volta anche con un ingegnere che doveva fare una cosa nel calzaturificio e lui mi disse: no, ma questo non si può fare. Come non si può fare? Il cemento va calcolato, tu calcoli che questa striscia me la devi fare in 10 quintali, mi ricordo 10 quintali, perché si disse, invece di 1000 quintali. Vabbè, non ha importanza questo. Lui mi disse non si poteva fare. Poi mi disse: ingegnere, questo si può fare. Io non sono ingegnere, ma questo si può fare. Allora lui che cosa fece? Andò da un ingegnere che era suo zio e gli disse: guarda che il costruttore, guarda, cerca questa cosa così, non si può fare. Chi ti ha detto che non si può fare? Tu devi fare i calcoli e fai i calcoli e farli in condizione che lì devono stare, quel peso devo subire. E così avvenne. Allora, per dire, il Signore mi ha aiutato in tutto e per tutto, e ringrazio il Signore. Ve ne potrei raccontare tante altre, ma mi sento nelle mani del Signore. Amen. Sono stati molto importanti. Siamo arrivati al momento della dedicazione e ve lo dicevo prima, Pastore Daniele è stato attivo, Rocca Monfina, questa chiesa. Qualche volta, Pastore Davide, dobbiamo far vedere pure alcune foto della chiesa in costruzione. Non c'era nulla. Voi questo tetto che vedete così, adesso è diffuso in molte chiese, ma questa è stata la prima. Zio Daniele ebbe questa intuizione di fare un tetto in legno. Molte chiese Adi, dal nord a sud Italia, oggi hanno questo tetto.
ci sarebbero mille cose da raccontare. Il pastore Daniele citava il fratello ha ragione, ma qui c'è anche il fratello Franco Vitulli, che è stato una spalla per il nostro pastore per tanti e lunghi anni, in silenzio e con rispetto. E tanta stima anche per i fratelli come Franco Vitulli, Raffaele Di Cataldo, che adesso purtroppo non sta molto bene, e mi fermo perché la lista è molto lunga e potrei dimenticare qualcuno, e mi sono limitato ai nostri consiglieri onorari. Ma la verità è che non si vince da solo, si vince sempre insieme, e il nostro pastore ha avuto tanti fedeli e validi collaboratori. Amen. Ora, per questo mi sono distratto. Sì. Consiglio di chiesa, che noi ci riunivamo e ne parlavamo sempre, il consigliere Cacciassà, Vidulli e qualche altro forse pure, dice fai, non ti preoccupare, fai. E a un certo punto c'era da stabilire i banchi. Allora che cosa feci? Li presi tutti i consiglieri e li portai in una chiesa dove ci stavano quattro tipi di banchi. Quattro tipi. Cioè, adesso proviamoli e poi stabiliamo. E perché? Perché assieme. Perché disse io, il banco comodo non esiste. Vedete? No, fermatevi con l'applauso. Va bene, io... Allora, il pastore Daniele dice che ha finito. Adesso ascoltatemi tutti con attenzione. Non proietteremo il video, lo potete togliere. Lo condivideremo magari domani. C'era una parte in cui il pastore Daniele parla della famiglia, ma lo possiamo condividere. Non ho finito io, perché quello che voglio dirvi, io sento di doverlo dire. Sento di doverlo dire. Quando ci siamo visti in questi giorni anche col fratello Fabio, per il nostro pastore onorario è importantissimo dare la gloria a Dio e ricordare quello che tramite la sua vita, la sua famiglia è stato fatto. Ma quando io penso alla vita del pastore Daniele, mi viene in mente quel verso in Filippesi, in cui Paolo, in merito ad alcuni servi di Dio, dice: abbiate stima di uomini simili. E la stima per il nostro pastore Daniele, per alcuni di questa chiesa, zio Daniele, è notevole, perché lui è stato veramente un Giobbe dei nostri tempi. A lui gli abbiamo dato l'appellativo di ingegnere, ha raccontato questo, quello che ha costruito, importantissimo, ma sono anche sicuro di quello che io sto per dirvi, che la stima per quest'uomo è grande, perché nei momenti più difficili della sua vita lui e la sua famiglia hanno serbato la fede. Però qualcuno qui, i più giovani, possono dire: quali sono questi momenti difficili? Allora, zio Daniele, consentimi, come più volte ho fatto, so che tu non vuoi farlo o che sei restio a farlo, ma lascia che quel salmo possa parlare e questa generazione possa sapere. Per esempio, non tutti sanno che il nostro pastore è stato un imprenditore che ha avuto momenti e stagioni felici della sua vita, ma anche momenti particolari. Non so se vi ricordate, ma nel 93, qui c'è zio Elio che me lo ricorda, pensate che in una notte andò in fumo, 96 scusate, nel 96 in una notte andò in fumo tutto quello che lui aveva costruito. Aveva uno spaccio di materiali alimentari, detersivi, in una notte fu distrutto tutto quello che lui aveva costruito. E sapete, è bello servire il Signore nella Chiesa, ma il difficile è farlo fuori quando ci sono questi momenti difficili. Ascoltatemi con attenzione.
Voi dite cosa c'entra quello che io sto per dirvi? Vi ricordate che a Beirut, in Libano, 3 anni fa c'è stata un'esplosione di un porto? Io vengo contattato per un lavoro, mi mettono sull'aereo e vado in Libano. Mi trovo subito con un signore, uno dei personaggi più particolari della mia vita che abbia mai incontrato, che era un grande assicuratore a livello mondiale. Era un perito di danni, era stato chiamato in Libano per quantificare questi danni. Entro in questa stanza, un'ora, l'ora più difficile della mia vita, perché era un bestemmiatore ed era un uomo che raccontava continuamente cose brutte. Vede il mio disagio, allora io gli dico, per favore, tutti lo chiamavano professore, professore scusate, non possiamo andare avanti così, non posso lavorare così, non si può parlare in questo modo, non la bestemmia. Lui mi guarda indispettito e dice, ma tu mi ricordi qualcuno, tu mi ricordi qualcuno, chiama il suo collaboratore e dice, come si chiama quell'imprenditore napoletano che esplose il capannone, stavano anche nel mondo delle scarpe? E io dentro di me sento un sussulto e dico, no, non è possibile, sta parlando di zio Daniele. E io gli dico, ma per caso state parlando di Daniele Melluso? Sì, proprio lui. È stato l'unico uomo che non solo non ha mai fatto, è stato l'unico uomo in 40 anni di carriera che ho visto che non ha fatto un imbroglio su una cosa del genere, no? Su uno scoppio. Ed è stato l'unico uomo stringi, non ti preoccupare, stai tranquillo. Ma siete contenti di sapere questo? Ascolto, non ti preoccupare. Fratelli, ascolta, questo ti fa onore. E mi disse, è stato l'unico uomo davanti al quale io non dicevo le parole. Mi sentivo una cosa dentro e non bestemmiavo. Fratelli, 40 anni dopo io mi trovo dall'altra parte del mondo e tu ascolti, e come si fa a non essere orgogliosi di una testimonianza di questo tipo? E questo non è per la gloria dell'uomo, ma è per la gloria di Dio. Ascoltate. Un appello soltanto ai giovani, particolarmente. Con quello che abbiamo detto stamattina, pensateci bene. Mettete la vostra vita nelle mani del Signore e potete fare tutto quello che voi vi sembra impossibile, perché quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Allora, adesso Gerico, vieni da qui dietro e vieni qui davanti che pregherai per noi, perché è bello, da là. Vogliamo pregare, che è quello che possiamo fare per i nostri pastori, e ascoltate sempre con attenzione, stiamo in perfetto orario, fra 4 minuti è stata l'intervista più difficile che abbia mai fatto, e vi assicuro che ci siamo, è precisissimo, è stato preciso nel costruire la chiesa, gli edifici. Però prima che preghiamo, ascoltami pure tu zio Daniele, ascoltami, prima che preghiamo, io vi volevo dire questo, stima per un uomo che ha attraversato le prove più dure, ne parlavo prima con zio Elio, loro hanno vissuto anche una tragedia familiare enorme, lui non ne ha mai parlato, lui ha riservo in questo, ma sapete che il nostro pastore ha perso una figlia a 20 anni, partorendo. È stato un evento tragico nella loro famiglia, in questa chiesa. Una volta a casa sua, ascoltate bene, io parlavo con lui e zia Anna, una donna di Dio che ha serbato la fede, perso una figlia a 20 anni partorendo. Il fratello Bracco venne a predicare, fu il primo funerale fatto nella chiesa di Mater Dei. Il primo, non si facevano i funerali in chiesa. Il fratello Bracco si avvicinò a zio Daniele, gli voleva dire qualcosa. Zio Daniele lo fermò, come adesso lui fa con me, lo fermò, disse, fratello, io una cosa so. E il fratello Bracco era uno che non perdeva la parola dinanzi a nulla, ma non sapeva cosa dire. E zio Daniele disse, io una cosa so, io amo il Signore.
e con quella parola disse tutto e ai perché che ti sei fatto, i perché nella tua vita. I perché? Sì. Perché mi sono... Interrogativi in merito a queste difficoltà. No. Le caccia fuori sempre dalla mia mente tutti i momenti difficili. Perché noi che succede? Che i momenti buoni li dimentichiamo, ma i momenti difficili poi ci ritornano alla mente e bisogna scacciarli. Amen. Amen. Siamo grati a Dio per la vita del nostro pastore onorario. Gerico, vieni qui davanti e pregherai per i nostri pastori Daniele e Davide, perché noi sappiamo che un cuore dei padri verso i figli e un cuore dei figli verso i padri è una benedizione di Dio. Vieni qui davanti e prega per i nostri pastori. Al tuo nome. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per la tua divina presenza in mezzo a noi. Tu sei buono e la tua benignità dura in eterno. Ti ringraziamo come la tua grande e infinita misericordia hai avuto pietà di noi poveri napoletani. Hai avuto grande misericordia. Hai visto la città di Napoli che moriva nell'idolatria, nel peccato, e hai scelto uomini secondo il tuo cuore. E ti ringraziamo, Signore, questa mattina, come hai iniziato con il fratello Anastasio, come hai continuato con il fratello Daniele Melluso, in modo particolare ti ringraziamo, come tu questa mattina ci hai fatto comprendere la tua grande misericordia verso di lui, usandolo per la tua gloria, per tante attività, per tante cose utili per la città di Napoli, ma in particolare per l'evangelizzazione della città di Napoli. Grazie per questi uomini così fatti che tu ci hai dato. Ti ringraziamo e ti preghiamo, continua l'opera tua innanzitutto nel fratello Daniele, aiutandolo, benedicendolo insieme a Anna e ai suoi figli. Fa che veramente, come l'hai aiutato fino adesso, tu possa essere con lui fino ai giorni che ci porterai tutti quanti insieme a lodare il tuo santo e benedetto nome. Ti preghiamo ancora per il fratello Davide di Orio, vuoi tu continuare a benedirlo, Padre, e fa che come il fratello Daniele è stato fedele a te fino a questo giorno e si è dedicato amorevolmente per la città di Napoli, fa che come stai facendo continua con il fratello Davide affinché possa continuare quest'opera di santificazione, di santità, di evangelizzazione che tu solo puoi compiere attraverso questi uomini santi che tu ci hai dato. Vogliamo ringraziarti, Padre, tutti quanti insieme. Le nostre parole non sono affatto sufficienti, vogliamo dirti grazie dal profondo del cuore, anche come hai permesso che attraverso il ministero di questi cari, non solo con fratello Anastasio, ma in particolare con Daniele, ci ha fatto vedere tanti e tanti che tu hai amato al ravvedimento, ma che nella tua misericordia hai dato anche il privilegio di poter in qualche modo servirti come anche l'ha fatto con me. Ti ringraziamo, Signore, continua la tua opera in questa città con questi uomini e come siamo adesso qui a lodarti e a benedirti, ti preghiamo di continuare come stai facendo a riempirci della virtù dall'alto, della grazia tua, del battesimo dello Spirito Santo e dacci grazie in questi giorni difficili in cui abbiamo il privilegio di vedere delle profezie adempiute. Continua a usare uomini come il fratello Daniele, come Davide e il futuro secondo uomini secondo il tuo cuore per esserti fedeli e per proclamare la salvezza come loro hanno fatto, continuare a farlo nella città di Napoli. Grazie per ogni cosa, benedice anche il fratello Alessandro Giovino che è con noi, il Consiglio di Chiesa e tutti noi, piccoli e grandi, che abbiamo compiti e non compiti, ci abbandoniamo nelle tue mani, benedetti, perché siamo certi che la tua grande misericordia continuerà affinché ognuno di noi possa essere un servo disutile, ma disutile ma per la tua gloria e la gloria di Gesù, il tuo santo figliuolo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. 90 anni, pastore Daniele Melluso. E ora che sono giunta alla vecchiaia di Canizia, oh Dio, non abbandonarmi, finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Salmo 71:18, come giovane consacrato al servizio, come adulto dedicato al ministero, come anziano, esempio di perseveranza.
con apprezzamento. La Chiesa di Napoli, il pastore Davide Diorio, Napoli, 28 aprile 2024. Dio vi benedica.